vi porto con me in una delle esperienze più belle della mia vita. Benvenuti all'Hotel Hermitage di Monaco, che per l'occasione accoglie l'hospitality di Gulfstream, noto produttore di jet privati e sponsor ufficiale della Formula 1. L'atmosfera che si respira qui dentro è pazzesca, sono circondato da cibi di ogni tipo, dolci, champagne e buona musica, tutto a disposizione di chi è qui principalmente per fare business o di chi, come il sottoscritto, semplicemente non vede l'ora di godersi la gara più bella del mondo e di fare Ferrari. Le postazioni per vedere la gara sono tantissime, ma io ne ho trovata una davvero, davvero speciale. Difficile non emozionarsi con una vista così sul circuito, guardate che spettacolo! Si parte con la Formula 2, i giovani piloti si affrontano a suon di sportellate e cambi marcia, le vetture sono compatte ed è più facile superare rispetto alla classe regina. Ad ogni scalata gli scarichi sfiammano e si disperde nell'aria un odore di etanolo che per un vero appassionato è il profumo più buono del mondo. Breve pausa pranzo tra una gara e l'altra ed ecco finalmente entrare in pista le monoposto di Formula 1. In testa già dal sabato un immenso Leclerc che si guadagna la pole con un tempo di 1 minuto 10 secondi e 27 centesimi. Incredibile quanto i piloti riescano a far sembrare così facile spingere una monoposto a oltre 200 orari nelle strade strette di Monaco. Una gara infinita, complici un incidente e una ripartenza che non hanno comunque distratto Charles dall'ottenere quella tanto desiderata vittoria quel Gran Premio di casa che ha fatto esultare tutti noi spettatori, come se un po' fosse anche nostra. Tirami un pizzicotto, qua, fai qualcosa. Oggi, senza ombra di dubbio, ho realizzato un sogno e me ne vado da Monaco felice con nelle orecchie il suono degli yacht che festeggiano il predestinato.